cose da Gaga. E se anche voi siete cresciuti come me a Pane e Tony Hawk Pro Skateboard 2, ho una cosa veramente cagacagaga da mostrarvi. Questo skateboard è stato realizzato da questi skater professionisti che si divertono a sperimentare nuove figate nel loro sport. E si sono inventati di fare uno skateboard in vetro. Per chi fosse poco pratico della fisica, il vetro ha proprietà resistentissime ma un'altissima fragilità agli urti. E sai com'è? Lo skateboard ha a che fare quasi e solo con essi, cioè con gli urti. E infatti... No! È un peccato vedere un'opera così bella distrutta così da tanta ignoranza. C'è gente nei commenti che gli ha consigliato di fare lo skateboard in legno la prossima volta. Ma che cazzo? Sì, perché gli skateboard normali sono fatti di plutonio di solito. Ma che cazzo? Non so voi, ma sarà tipo dal 2016 che ho una passione notturna segreta. Un po' me ne vergogno. No, vai, ho visto che è una cosa diffusissima. In pratica mi piace guardare i video dei massaggi alla testa, come quelli del grande Baba, che purtroppo ormai è defunto e ci ha lasciati, pace all'anima sua, era divertentissimo. Gran risate che ho fatto. Comunque, di questi video mi piace perché quando li guardo mi rilasso, mi aprono la testa, sono un po' come Paperino. Ma quello che mi piace tantissimo sono le compilation di scrocchiamento di collo e anche altre parti del corpo. Ma vi lascio questo splendido brivido. In Giappone questo canale di esperimenti ed invenzioni, dopo aver collezionato per mesi le proprie unghie delle mani e tramite un lunghissimo processo di lavorazione, inizia a creare un anello fatto delle sue unghie. Le frulla, le impasta, le cucina, le impana. Il risultato è questo splendido solitario che non è reperibile neanche nelle migliori gioiellerie di Parigi. Questa sì che è un'autentica prova d'amore se vuoi chiederle di sposarti e andare a colpo sicuro, ovviamente. Vediamo se funziona. Gli X-Trap sono una crew di tre ballerini giapponesi che ballano la breakdance, ma sono specializzati anche nel fingers, che sarebbero tutte quelle coreografie strafighe che si fanno con le mani. Questa evoluzione invece che hanno inventato si chiama Fuzushi Move, che consiste nel fare questa strafiga coreografia con penne e matite. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Questo abilissimo fresino invece ci mostra come si può lavorare un particolare metallo simile alla pietra lavica e ricreare così un Monte Fuji in miniatura e ovviamente funzionante. Un'azienda canadese ha messo in commercio degli scherzi veramente fighi. Vengono chiamati fake spills e sono veramente credibili. In pratica sono un pezzo unico che dovrete appoggiare ad esempio sopra ad un computer e sembrerà proprio che voi abbiate spanto, cioè rovesciato, dei liquidi sopra, cacchio. E il risultato è sorprendente. O sopra a dei documenti, insomma, o a un computer, o qualcosa di importante, rovinandoli così irrimediabilmente. E degli youtuber americani si divertono a trollare i negozianti con questo scherzetto. I just didn't want to like move it around too much because yeah. It's, you know, it's gonna yeah. Probably sink into the keyboard or something. Can you give me a paper towel, please? I am so... What the hell? Sempre un giapponese costruisce la lavatrice più piccola al mondo, tutta nei minimi particolari e ovviamente funzionante, con i vari programmi e cicli di lavaggio. Lei parte piano, come una vera lavatrice, per poi centrifugare e poi fare il risciacquo.
il vostro straccetto per pulire gli occhiali non avrà più bisogno di essere buttato e poi ricomprato. Un'altra invenzione figa per chi lavora di mano. Ah no, no, non intendo quella mano, insomma, chi è una manuale, insomma, chi è un artigiano. Insomma, questo scotch molto utile con le varie misure permette di eseguire i lavori alla perfezione senza doversi segnare le misure con la matita. C'è il metro, il goniometro, la misura delle viti e perfino il font dei caratteri. Geniale! E questa era cose da... Un gourmet di notizie che in realtà non è altro che un paté di potpourri della miglior roba che ho trovato dal web più strana per voi. Perché si sa che voi vi meritate questo ed altro.